Il film In Time si sviluppa in un futuro in cui è stato sconfitto il gene dell'invecchiamento. Malgrado ciò, non possono essere tutti immortali e per ovviare a questo problema tutti i cittadini dispongono di un timer nel loro braccio sinistro che segna qual è il loro tempo rimanente sulla Terra. In questo nuovo mondo il tempo diventa la valuta di scambio che sostituisce la moneta e proprio come nel nostro mondo misura la ricchezza, di una persona. Ho poco tempo. Non ho tempo per capire come sia successo. Funziona così. Siamo geneticamente progettati per smettere di invecchiare a 25 anni. Il problema è che viviamo solo un altro anno, se non guadagniamo altro tempo. Il tempo è la valuta in corso. Lo guadagniamo e lo spendiamo. I ricchi possono vivere per sempre. Invece noi. Infatti anche qua possiamo trovare delle differenze accentuate, tra i ricchi e i poveri, cioè tra coloro che hanno troppo tempo, quasi da essere immortali, e quelli che ne hanno troppo poco per vivere tranquillamente. Ma entrambi spendono la vita alla ricerca ossessiva del tempo, anche se in modo diverso. I primi, ad esempio, sono disposti anche a giocarselo e i secondi lavorano o rubano. La propria ricchezza segna anche delle modalità di vita differenti. Ci sono coloro che spendono il loro tempo nel lusso e chi corre in modo affannato per avere anche solo un giorno di vita in più o per riabbracciare i loro cari prima che gli si azzeri il tempo. Ad evidenziare queste disparità è la divisione tra le città blindate, che non consentono il passaggio delle persone dai sobborghi verso queste. Il confronto tra questi due mondi opposti avviene quando la protagonista Silvia chiede a Will se veramente regalerebbe il suo tempo ricevuto con questo rapimento. Lei si pone questa domanda perché è stata abituata a vedere il mondo secondo un'altra ottica, quella capitalista, nella quale regna l'individualismo e l'avidità di denaro. Di contro, Will ha una visione più comunista, in quanto ha sempre vissuto con poco e ha dato molto agli altri, ed in particolare nel film significa donare la vita. Se ricevessi molto tempo, veramente lo regaleresti? Ho sempre vissuto con un giorno. Quanto serve? Come puoi vivere vedendo la gente morire davanti a te? Non guardi. Chiudi gli occhi. Così come dice Marx, siamo tutti uguali di diritto, cioè di fronte alla legge, ma disuguali di fatto, quindi nella società civile. Dunque l'obiettivo di Marx è quello di attuare una rivoluzione sociale per l'abolizione delle classi sociali. Così come il filosofo Will vuole disgregare il sistema capitalista, già esistente da troppi anni, ridistribuendo il tempo in modo omogeneo e concedendo la possibilità di vivere a tutti e l'immortalità a nessuno. Sa quanto bene potrebbe fare. So quanto male potrebbe fare. Rendetevi conto, anche se deste un anno a 1 milione di persone, non fareste che prolungare la loro agonia. Io direi prolungare la loro vita. Inondare la zona sbagliata con 1 milione di anni potrebbe paralizzare il sistema. Lo spero tanto. Non siamo fatti per vivere così. Non possiamo vivere per sempre. Anche se mi sto chiedendo, papà, se tu abbia vissuto un giorno nella tua vita. Potreste mettere in crisi l'equilibrio per una generazione. O due. Ma non illudetevi, alla fine nulla cambierà. Perché tutti vogliono vivere per sempre. Tutti credono di avere la possibilità di essere immortali, seppur sia evidente che è inverosimile. Ognuno crede che sarà l'eccezione. Ma la verità è, per pochi immortali la maggioranza deve morire. Nessuno dovrebbe essere immortale, anche se costasse una sola vita. In questa scena il capitalista riconosce che la vita dei poveri non vale la pena di essere vissuta, in quanto fatta solamente di lavoro per la sopravvivenza, e quindi è una vita incerta. In questo vediamo l'applicazione del darwinismo, in quanto i più forti, nonché i capitalisti, opprimono e gestiscono a loro piacimento i più deboli.
Il comportamento altruista di Will deriva dal fatto che ogni giorno il protagonista guarda le persone in bilico tra la vita e la morte, costretti a trovare una collocazione nel sistema e in questo caso lavorare in fabbriche che non garantiscono loro una vita dignitosa, poiché sono sfruttati e alienati nei confronti del prodotto rispetto alla loro attività e alla loro stessa essenza. Quindi sono lavoratori schiavi della dittatura del capitale. Il capitalismo riesce ad aumentare i propri profitti sfruttando il lavoro dei dipendenti, che in tal modo possono vivere solo alla giornata, come avviene nel film. Dunque la povertà delle persone e dei sobborghi garantisce la ricchezza ai capitali. Ferma un attimo, che succede? Dov'è il resto? Sei sotto la quota. Le mie unità di lavoro sono aumentate. Anche la quota. Avanti. È uno scherzo, vero? Avanti. Muoviti, ci stai mettendo una vita. Questo film di fantascienza non sembra essere molto lontano dalla realtà. Grazie alle varie analogie ci permette di capire meglio il mondo nel quale viviamo e soprattutto immedesimandosi nel personaggio principale riusciamo a cogliere con maggiore facilità gli ideali comunisti per le quali Marx lottava.